po' mi conosco. Quindi sul piano del gioco, c'è una volta che una cazzata sul piano del gioco. No, no.
passare tanto tempo. Benvenuti al Palacestellini per la prima partita del campionato di Serie B Girone C tra Val di Ceppo e Craps Rimini. Qui accanto a me c'è un grandissimo scrittore ed autore, nonché ex giocatore ormai di pallacanestro, Ugo Oppari. Benvenuto Ugo. Grazie mille a tutti. Allora, le due squadre sono sicuramente molto giovani e saranno sicuramente in attesa di scoprire i propri pregi e i propri difetti. Gli ospiti partono in quintetto con Meluzzi, Pesaresi, Bussetto, Battistini e Altavilla, mentre i padroni di casa sono con Burini, Meschini, Orlandi, Meccoli e Giovagnoli. Pronti per la palla 2? Partiti! Subito palla fuori e primo possesso sarà per i Craps Rimini. Playmaker Meluzzi che chiama immediatamente il gioco. Si parte. Il numero 6 Pesaresi. Ancora Meluzzi, uno contro uno, blocco. Ancora palla sotto Altavilla. Altavilla vede dall'altra parte un compagno che si muove, ma probabilmente il passaggio è poco preciso, l'intesa non c'è, la palla finisce fuori, palla persa e Val di Ceppo per il primo possesso. Meccoli, Burini. Burini chiama subito il gioco, pressato come spesso fa Meluzzi. Meccoli, Orlandi, Meschini uno contro uno, va fino in fondo, la palla non prende neanche il ferro, contropiede. Bussetto spinge il contropiede, uno contro uno contro Meccoli, tiene benissimo l'esterno ponteggiano, riesce ad ostacolare il tiro, prende addirittura il rimbalzo, spinge il contropiede, vede dove c'è Giovagnoli, pivot ancora fuori, Meschini uno contro uno, alza la testa, vede Orlandi libero da tre punti, canestro, primi tre
punti per la Val di Ceppo dalle mani di Matteo Orlandi, sicuramente giocatore chiave della Val di Ceppo. Di sicuro le gare di preparazione verso questo impegno hanno dimostrato, diciamo, di avere una squadra, una Val di Ceppo pronta per la serie sul piano atletico e sul piano mentale. Nel frattempo Battistini con un uno contro uno da grandissimo atleta va quasi a inchiodare una schiacciata. Ora Alessio Giovagnoli uno contro uno, si trova contro tre avversari, riesce comunque a tirare, sbagliato, palla recuperata, Battistini contropiede, perde palla, la riconquista Meluzzi che cerca di calmare i suoi e mettere ordine. Burini uno contro uno, tiene l'uno contro uno, doppio picchero l'alto, che c'è un cambio, Giovagnoli deve tenere il pivot, uno contro uno, palla scarico, tiro dalla media di Altavilla e canestro, 4-3 per Rimini. Di nuovo Burini in attacco che chiama i suoi, doppio picchero all'alto anche per la squadra di coach Pierotti. Giovagnoli post basso, Meschini uno contro uno, parte, va dentro, fallo del numero 12 Battistini e saranno due tiri liberi per la guardia ponteggiana. Come nelle precedenti telecronache, Ugo, abbiamo deciso noi commentatori di non parlare dei tiri liberi onde evitare qualsiasi tipo di scaramanzia né dall'una né dall'altra parte. Completamente quindi, d'accordo, quindi non ci saranno commenti da parte nostra sui tiri liberi. 5-4 Val di Ceppo, ancora più uno, palla Bussetto, Meluzzi, c'è cambio sul pick and roll, di nuovo piccolo contro lungo, Burini che esce contro Pessaresi, la palla è dentro il numero 12, Battistini che pista la linea e va fuori, palla persa e di nuovo attacco per la Val di Ceppo. Diciamo che questa Val di Ceppo sta tenendo duro, fa vedere immediatamente che vicino a canestro sarà difficile arrivare con un'ottima difesa. Sì, di sicuro il lavoro fatto da coach Pierotti ha plasmato la mentalità della squadra intera e si dimostra in ogni situazione difensiva. Nel frattempo uno contro uno di Meccoli che vede Meschini libero da tre punti, sbaglia, rimbalzo da parte di Rimini che va in contropiede con Meluzzi, però si vede chiuso, Burini, difesa, è libero, Bussetto da tre punti, sbaglia, Orlandi da rimbalzo, palla Meschini che la mette giù, viene rubata, Meluzzi di nuovo in attacco contro Meccoli, qui c'è una specie di raddoppio, poi cambiano i due. Alessio che Giovagnoli riesce a tenere uno contro uno, ancora rimbalzo, fallo di Matteo Orlandi e saranno due tiri liberi per Lala e Bussetto. Abbiamo visto, Ugo, tanti uno contro uno ben eseguiti, ma altrettante difese nell'uno contro uno ben fatte. Diciamo che le due squadre per la prima del campionato si sono preparate bene. Sì, di sicuro hanno preso atto del fatto che un buon attacco parte sempre da una buona difesa e questo lo si dimostra anche oggi. Mentalità che viene sviluppata attraverso un lavoro quotidiano in palestra e non si trova durante una partita. Assolutamente vero le parole di Ugo Coppari. Nel frattempo la Val di Ceppo non è altrettanto brava a rimbalzo, perché dopo i tiri liberi sbagliati Rimini riesce ad andare a rimbalzo e fare due punti facili. Pressione da parte dei rossobianchi riminesi, uno contro uno, Burini vede Meschini fuori dall'area, brutto passaggio che finisce contro il muro e palla recuperata da parte di Rimini. Di sicuro l'attenzione può essere espressa sia in maniera positiva che negativa, l'importante è che ci sia e qui Meschini lo ha dimostrato, ma andiamo avanti. Assolutamente, Pesaresi chiama gioco corna, doppio picchero all'alto, ribalta dall'altra parte, vanno per
andare con, sul pivot, palla recuperata, anticipo ben fatto, Burini contropiede, arresto, tiro, canestro. E ricordiamo che Federico Burini sicuramente è il giocatore più estroso di questa Valliceppo, dove può fare veramente male in pochissimi minuti. Se accende, se si accende, sono veramente, solamente dolori per la squadra avversaria. Rimessa di Meluzzi, forse infrazione di Bussetto, uno contro uno, e Bussetto si dimostra ancora ottimo tiratore anche dal palleggio. Bene Rimini in questa fase. Burini, Meccoli che inizia l'azione offensiva da parte dei suoi, blocco con Orlandi che questa volta si butta dentro, ora spinge il numero 14 Altavilla e commette fallo. Rimessa dal fondo, di sicuro Meccoli può sfruttare sia le doti fisiche, l'atletismo, che diciamo le capacità al tiro, che in questa serie possono fare la differenza. Sono sbagliato, nel frattempo è rimessa laterale da parte della Valliceppo. Orlandi, Burini, pick and roll, Burini cerca subito Orlandi, ottimo tiratore dal palleggio, tiro, la palla entra, esce, Altavilla rimbalzo, Tistini rimbalzo, Pesaresi in contropiede, molto bravo a tenere il contatto e a realizzare. Il numero 4 Meluzzi, uno contro uno, Meccoli, ancora fallo da parte del numero 11 Bussetto. E diciamo che queste presentazioni stanno creando un po' di difficoltà. Nel frattempo entra al posto del numero 15 Giovagnoli, il numero 20 Panzieri, ne è arrivato in casa Valliceppo. Urini, rimessa, palla recuperata, Altavilla, 1 contro 0 e canestro, 12-8. Ora Rimini ha alzato un po' la difesa e la Valliceppo si trova in difficoltà. Ora c'è Meschini che parte subito con 1 contro 1 contro il numero 14 Altavilla, il tiro è sbagliato, la palla è recuperata dal numero 6 Pesaresi. Ora Bussetto prende palla, chiama il gioco, cerco blocco laterale. Ora c'è un'altra uscita, non viene vista, rallenta Pesaresi, vuole giocare uno contro uno contro Orlandi, buona difesa ed airball di Pesaresi, ottima difesa di Matteo Orlandi contro un giocatore sicuramente molto più rapido e scaltro di loro. Nel frattempo time out in campo e Valliceppo Ugo che in questo momento ha un po' di difficoltà nella parte offensiva del campo. Sì, come abbiamo visto nel caso di Meschini, dotato di grandi doti fisiche, dobbiamo inseguire, ecco, questi, eseguire queste penetrazioni nell'attesa di uno scarico, ma credo che non sia adesso ancora il tempo di esagerare con gli uno contro uno, ma cercare un gioco che attraverso la pazienza, il giro di palla, possono consentire dei tiri più facili. Quindi ecco, io direi di insistere ancora nella circolazione di palla e non insistere sugli individualismi, ma ancora è presto per dare un giudizio finale. È senza dubbio presto, abbiamo notato che da parte di Rimini non abbiamo un playmaker come ai tuoi tempi, diciamo così, che cerca sempre la palla, ma gli esterni si alternano, portano sulla palla e chiamano tranquillamente i giochi. Abbiamo visto giochi con le uscite, doppio picchero all'alto, nulla di trascendentale, però molto efficace, soprattutto perché i ragazzi di Rimini riescono a fare sempre tiri in equilibrio, a parte l'ultimo airball, insomma, con l'ottima difesa di Orlandi, hanno sempre fatto buoni tiri. Sì, giochi essenziali per esecuzioni essenziali, direi che non è così male. Esatto, ancora pressione da parte di Rimini che non rinuncia a correre, mette pressione, indiziato speciale Meschini. Nel frattempo è entrato il numero 13 Orlandi, il numero 13 Casuscelli, scusate, il capitano di questa Valliceppo, subito l'uno contro uno il numero 20 Panzieri, che però finisce con un nulla di fatto, rimbalzo di Rimini, gioco partito, pick and roll del numero 6 Pesaresi,
di nuovo ancora chiama Altavilla a bloccare, qui c'è un cambio, Casuscelli va a aiutare dal lato forte, buona difesa di Panzeri che però non riesce a prendere l'imbattono, mancano pochi secondi, tira Busetto, prende il ferro, recuperata la palla da parte Casuscelli, 3 contro 2, Edoardo Casuscelli da 3, fuori, sbagliato, è un tiro che però ha sicuramente nelle vene e lo deve prendere. Meluzzi, Meluzzi pick and roll, assolutamente cercato l'uomo da parte del numero 12 Battisini che commette un ingenuo fallo, assolutamente visibile anche ad un non vedente, diciamo così. Si è sempre paragonato il basket a una danza all'interno di due cilindri che non si devono toccare e in questo caso diciamo che più che cilindri sono stati, diciamo, due tondi che si sono scontrati, fallo nettissimo. Sì, vedo il capitano Casuscelli abbastanza dolorante, ma insomma qui abbiamo cercato clamorosamente l'uomo. Fallo, speriamo nulla di grave per il numero 13 Ponteggiano. E rimessa quindi della Val di Ceppo. Casuscelli porta sulla palla Panzieri, Orlandi, ribaltamento, Burini, pick and roll, Burini uno contro uno, viene libero Panzieri dall'angolo, tira, il tiro è corto, fallo in attacco se non mi sbaglio del numero 9 Orlandi e coach Pierotti immagino che chiami immediatamente cambio, difatti il numero 18 Jonas Bacci, ultima stagione alla Ravenna proveniente dalle giovanili di Cesenatico, entra al posto del numero 9 Orlandi, autore del suo secondo fallo. Di sicuro Bracci apporta centimetri a una squadra che aveva un'altezza diciamo non adeguata a questa serie, in questo caso farà comodo a rimbalzo. Assolutamente, ora cambio sul pick and roll, Bracci difende, la palla esce male, la recupera Casuscelli, uno contro uno, tiene i contatti, bisogna tenere i contatti, Burini da solo da 3 punti, il tiro è sbagliato, Panzera rimbalzo, lotta, prende la palla, ancora Val di Ceppo e come diceva il mio compagno qua a Coppare, a rimbalzo è andata molto meglio. Nel frattempo Burini vede libero Casuscelli da 3 punti, tiro sbagliato, ottimi tiri, brutte percentuali. Fallo del numero 6 Burini per fermare il contropiede avversario, forse un palo un po' sprecato perché erano in 3 ad inseguire la palla. Sì, di sicuro, però possiamo cercare il lato positivo di questa azione, fermare diciamo un impeto che avrebbe potuto avere un esito nefasto per la Val di Ceppo, quindi cerchiamo di essere ottimisti. Nel frattempo è entrato in campo il numero 15 Fogliera, espertissimo pivot, classe 1975, quindi assolutamente una presenza importante in questo momento, negli ultimi due minuti di questo quarto per i Crabs Rimini. Uno contro uno, fallo in attacco del numero 12 Battistini, che autore del secondo fallo in attacco dopo il blocco irregolare su Casuscelli, ora forza una penetrazione e finisce nell'attacquino degli arbitri con il suo secondo fallo. Giocatori con un'esperienza come nel caso di Bulleri, come sta dimostrando in questo periodo, che hanno dalla loro una tecnica oggi difficile da ritrovare tra i giovani che puntano molto di più sull'atletismo a discapito appunto di gesti essenziali in campo. Difatti viene immediatamente sostituito dal coach Battistini ed entra il numero 14 Altavilla, centimetri anche per Rimini. Rimessa del numero 10 Filippo Meccoli al capitano Edoardo Casuscelli. Burini che chiama il gioco d'attacco, come gioco d'attacco pick and roll centrale, preso in pieno, Burini si arresta e la mette da 3 punti. Bruttissima difesa sul pick and roll da parte di Rimini, e intelligentissima lettura del blocco.
anche perché il numero 6 Pesaresi si era letteralmente schiantato e quindi Burini si è trovato assolutamente libero. Ora ingenuità ancora di Federico Burini, dopo aver messo 3 punti commette il suo secondo fallo e si dirige verso la panchina quasi a chiedere: ho fatto 2 mezzi falli e me l'hanno fischiati tutte e 2. Però ineccepibili fischi, e qui forse pecca un po' di esperienza. Nel frattempo Panzieri recupera dopo una brutta difesa sui blocchi e riesce a stoppare di nuovo pick and roll con Fogliera, uno contro uno sulle braccia, 24 secondi e il numero 6 Pesaresi di nuovo un tiro forzato. Forse Ugo, vediamo che portare un blocco sulla palla negli ultimi secondi d'azione con dei cambi non è sempre vantaggioso, anche perché il pivot e l'esterno nel frattempo, mentre descriviamo il brutto attacco negli ultimi secondi di Rimini, Burini si dimostra che non doveva uscire, è meglio se sta in campo e realizza 3 punti. Lasciami dire 2 parole su Federico Burini. Imprevedibilità che, diciamo, sia sul lato positivo, dal punto di vista positivo che negativo, ci fa riflettere su un giocatore che non riesce forse a garantire una continuità e una presenza mentale continua, ma scambierei benissimo questa imprevedibilità con una continuità di minor livello. Giocatore secondo me con grandissimi margini di miglioramento che sto seguendo da qualche anno e mi affascina sul campo di gioco, quindi complimenti a questo giocatore. Assolutamente vero, anche perché mi consenti di dire che per empatia un po' ti ci riconosci, anche Ugo Coppari, che io ho avuto la fortuna di allenare, giocatore senza dubbio estroso e sicuramente dalla fantasia eccezionale come Federico Burini. Sì, non voglio avere un conflitto di interessi, di sicuro Federico ha un talento superiore. 1 minuto e 11 a fine del primo quarto. Val di Ceppo che dal 12 a 8 si porta sul 14 a 12, quindi 6 a 0 il break. E in campo c'è anche Lorenzo Negrotti. Il numero 11 Val di Ceppo, scuola Orvieto Basket, si trova a marcare il numero 8 di Rimini. Nel frattempo Fogliera si prende un tiro in post basso, uno contro uno di Meccoli, brutto pick and roll, Negrotti con i bracci, Negrotti, mancano 8 secondi, parte uno contro uno, riesce a trovare una soluzione assolutamente ottimale. Anche Lorenzo Negrotti è assolutamente un giocatore di un estro eccezionale, che sa combinare momenti di estrema fantasia. Nel frattempo Fogliera prende un'ottima posizione al centro dell'area e tiene dietro Jonas Bracci, che sicuramente, se non riesce a mettere, diciamo, i piedi davanti, il suo corpo davanti contro Fogliera, inizia a essere difficoltoso, anche perché il pivot di Rimini è assolutamente un ragazzo di estrema intelligenza e sa benissimo come ingannare magari qualche giovane con pochi minuti alle spalle. 2 tiri liberi e 16 secondi da giocare, quindi ultima azione per Val di Ceppo. Due su due, pressing, Casuscelli, viene pressato, Bracci, Negrotti, uno contro uno, fallo subito e 2 tiri liberi anche per Lorenzo Negrotti. Forse una difesa un po' ingenua di Rimini, o forse il coach vuole mandare un messaggio ai ponteggiani, dire noi ci siamo, noi mettiamo pressione, noi non vogliamo lasciarvi troppe iniziative.
5 su Negrotti, 14 a 16 Vallice, ultima azione Bussetto, 1 contro 1, Bracci, tiro, è fuori, finisce il primo quarto della sfida tra Valdiceppo e Rimini con il punteggio di 18 a 14 per i padroni di casa. Da questi primi minuti mi viene da riflettere su come la mentalità di un allenatore possa poi influenzare il tipo di gioco espresso in campo. L'estero, che tante volte viene visto, pensiamo tutti a Gianmarco Pozzecco, come la possibilità di una anarchia in campo, di un'ingestibilità, se trovano la loro ragionevolezza diventano utili per l'espressione di un gioco di squadra. Cosa voglio dire? Le penetrazioni che abbiamo visto finora non sono state frutto soltanto di individualismi e alzate d'ingegno, ma usate nei momenti adatti per attirare la difesa e quindi avere degli sviluppi positivi nel corso della partita. Quindi complimenti ai ragazzi della Val di Ceppo. Ora ci fermiamo un minuto, rifiatiamo un attimo e tra 60 secondi saremo di nuovo in diretta. Vediamo adesso, ecco, se riusciremo a mantenere la stessa tensione agonistica vista nel primo quarto, e ci auguriamo che lo spettacolo continui. Ripartito il secondo quarto con Casuscelli che gioca pick and roll con il numero 18, uno contro uno, ed è passi, infrazione di passi da parte di Fabrizio Meccoli, palla persa da parte di Valdiceppo e Rimini ancora in attacco. Palla al numero 4 Meluzzi contro Casuscelli, Fogliera arriva il blocco, numero 8 Toniato, cambio, c'è un cambio. Ottimo il taglio del numero 4 Meluzzi, ottimo Fogliera a vederlo. Errore grave da sotto, transizione, Casuscelli a tre punti, sbaglia, si lotta rimbalzo, ma la palla viene riconquistata da Bussetto. Bussetto che ora inizia l'azione, chiama immediatamente piccherò di Fogliera, uno contro uno, c'è un cambio, lotta Fogliera intelligentemente, viene subito immediatamente raddoppiato, poi si toglie Negrotti, ora Toniato, di nuovo un cambio, uno contro uno, si gira immediatamente, Fogliera rimbalzo, la prende il numero 8, il numero 20 Panzieri, Negrotti, uno contro uno immediato, vede Meccoli, chiama blocco sulla palla, ancora avanti, ottimo taglio di Casuscelli. Ottima palla dal palleggio di Filippo Meccoli e due punti importanti per la Valdiceppo, se non altro per essere stati fatti con un assist. Sì, cosa che scarseggia, Ugo, in questi tempi. Sì, vediamo come Rimini nell'azione precedente abbia insistito sulla ricerca della palla in post basso, che talvolta, infogna il gioco e non lo fa sviluppare facendo partecipare tutti e cinque giocatori. Nel frattempo Meluzzi si vendita immediatamente perché mette a sedere Casuscelli e infila i due punti. Ora si trova nell'uno contro uno, commette fallo e sarà rimessa dal fondo per
per la Valliceppo. Cambio, rientra il numero 6 Pesaresi e mette in campo il numero 9 Signorini. Di sicuro, ecco, il basket, come dico sempre, è un gioco a due e anche per eseguire un backdoor bisogna intendersi, e vedo che nella Valliceppo c'è forse un maggior gioco di squadra. Uno contro uno i Meccoli, fallo subito, e a mio modo di vedere poteva esserci anche un'interferenza canestro perché è stata toccata il tabellone con la mano, non sono d'accordo gli arbitri, saranno comunque, non sono due tiri liberi, errore mio, il fallo è stato commesso prima dell'inizio del terzo tempo e quindi è rimessa dal fondo. Uno contro uno, Bracci, ora uno contro uno, i Panzieri, tiene uno contro uno, arresto, tiro con la mancina e realizza due punti, il numero 20 punteggiato. Palla bagnata. È sempre uno spettacolo vedere gesti tecnici di questa purezza, un piacere per gli occhi. Nel frattempo vediamo il coach Maghelli che si sbraccia un po' perché non è tanto soddisfatto della difesa dei suoi. Busetto di nuovo prende palla, sicuramente giocatore interessante, leader di questa squadra, perché nei momenti importanti si assume sempre l'onere di portare sulla palla e di prendersi un tiro al palo. Nel frattempo Casuscelli buca completamente una difesa, qui Negrotti tenta di scansarsi, invece commette imprudentemente fallo. Canestro realizzato e un tiro libero per Altavilla. Bravissimo. Diciamo un'azione difensiva non delle migliori. Sì, è un'azione d'attacco, diciamo, buona, che ha visto fare quello che proprio non vedevamo fare precedentemente. Bravissimo Signorini a penetrare in maniera intensa per trovare poi uno scarico. Nel frattempo rimbalzo non autorizzato perché Fogliara è clamorosamente entrato prima, tiro libero sbagliato e possesso Valliceppo. Nel frattempo il numero 9 Orlandi cambia il numero 18 Bracci e Umberto Meschini entra al posto del capitano Edoardo Casuscelli. Negrotti in attacco, uno contro uno, viene raddoppiato, tiene uno contro uno, Panzieri uno contro uno contro Fogliara, lo attacca, ottimo tiro in primo tempo, in secondo tempo ma purtroppo è sbagliato. Immediatamente pick and roll, brutta difesa, il passaggio arriva, Fogliara sbaglia, ora Negrotti uno contro uno, Orlandi ancora vede liberissimo Panzieri che realizza, subisce il fallo del ritardatario nella rotazione, numero 9 Signorini, e sarà end one per Panzieri. Quello che mi fa piacere di vedere è come questi giovani apportino al basket, anzi sì, ritornino a un gioco essenziale, pick and roll, dai e vai, senza troppe sofisticatezze che a volte annacquano il senso di questo sport. Assolutamente vero, anche se nel pick and roll non abbiamo visto ottime difese come l'ultima di Valliceppo, dove la palla è arrivata facilmente senza usare sponde dentro l'area, poi Fogliera ha sbagliato ma la difesa non è stata eccelsa. Ora vediamo Rimi in attacco, tiro libero sbagliato, dopo il tiro libero sbagliato di Negrotti, Busetto contro Negrotti, una serie di blocchi, la palla è un po' ferma a parte di Rimini. Il numero 6 Pesaresi si prende la briga di tirare, sbaglia, non c'è un grande movimento di palla da parte dei giocatori di Rimini. Sì, sembrano cercare sempre, diciamo, la soluzione individuale e poi se ne risente sul piano delle finalizzazioni. Dico sempre che non esiste un tiro buono e un tiro cattivo, ma una scelta buona e una scelta cattiva. E diciamo che la nostra fortuna è avere Ugo Coppari alla telecronaca. Nel frattempo Negrotti mette la tripla che porta sul più 9 i propri compagni. È in difficoltà ora in questo momento Rimini. La palla è sempre tanto ferma. La palla è sempre tanto ferma. Qui si cerca un alley-oop
un alley-oop che però probabilmente è stato già scautizzato da Valdiceppo, che si è trovata prontissima, tant'è che ha recuperato palla. Ora Urlandi, arresto, tiro sbagliato, rimbalzo del numero 9 Signorini. Ora Pesaresi che gioca, che cerca immediatamente Fogliera, Negrotti caparbiamente la ruba immediatamente perché sa benissimo che se va a raddoppiare il pivot la mette a terra. Negrotti da tre punti, sbagliato, Urlandi la spizzica, ancora Negrotti per Filippo Meccoli che chiama un blocco, ci sarà Urlandi a bloccare uno contro uno e va dentro. Probabilmente subisce un contatto falloso, non è nello stesso avviso l'arbitro. Busetto spinge, prende palla Altavilla, Pesaresi da tre punti, sbagliato, ancora Busetto, lotta rimbalzo, Signorini la prende, la afferra, era Altavilla che lotta rimbalzo, Busetto ora la palla, chiama il numero 15 Fogliera che ha iniziato di esperienza a partire un po' prima sui pick and roll, ha iniziato l'esperienza a mettere dietro al culo il proprio avversario e un pochino di difficoltà la sta mettendo la difesa ponteggiana. Sì, di sicuro il basket è uno sport di geometrie, riempire spazi molto ristretti in tempi ancora più ristretti, e vediamo come l'esperienza di un nato nel 75 riesce a vedere questi spazi e poi a causare un fallo in difesa che nel progredire della partita può contare molto, soprattutto se effettuato da un lungo. Assolutamente, assolutamente, assolutamente vero. E siamo contenti che assistiamo a una partita sostanzialmente equilibrata e dalle difese belle arcigne. Soprattutto Valdiceppo si sta dimostrando pronta e preparata, perché comunque in 15 minuti ha concesso solo 18 punti ai riminesi e le bocche da fuoco del coach Maghelli non sono riuscite a essere efficaci come vorrebbero. E difatti i tiri da tre punti di Rimini sono stati sbagliati in maniera forse eccessiva. Ora rimessa, riprende la partita, rimessa del numero 11 Busetto, dopo piccherola Altavilla Fogliera, la palla va al numero 6 Pesaresi, piccherola con Fogliera, c'è cambio, Negrotti si ritrova dietro, sicuramente ha bisogno di aiuto, Fogliera vede liberissimo dall'altra parte Busetto, tiro a tre punti, la palla entra, esce, rimbalzo di Panzieri, uno contro Meschini, va a cercare Negrotti che trova dalla parte opposta il funambolico Burini cerca Orlandi ancora un po' in difficoltà con il proprio difensore, ora Burini gioca l'uno contro uno, raddoppio, palla Panzieri, vede libero Orlandi, ottima circolazione di palla, Orlandi sbaglia, Panzieri presentissimo a rimbalzo, ottimo, ottimo per la Valdiceppo in questo momento Panzieri. Nel frattempo arriva nel cubo del cambio Giovagnoli e Jack Anastasi, Negrotti uno contro uno e ancora l'esterno di Orvieto trova una perla, assolutamente canestri solo di pregevole fattura da parte di Lorenzo Negrotti. Abbiamo un candidato per il premio di miglior giocatore del primo tempo, non vogliamo affrettare i giudizi. Assolutamente, nel frattempo c'è Altavilla che si alza da tre punti, questa volta i riminesi riescono a segnare, contropiede da canestro fatto, la palla è un tarella da parte di Meschini, Pesaresi sicuramente commette infrazione di passi, commette infrazione di passi. Nel frattempo rientrano, come detto, il numero 15 Alessio Giovagnoli e per la prima volta il numero 5 Jack Anastasi, tiratore micidiale. Sì. Signorini uno contro uno contro Giovagnoli, Busetto arresto, tiro sbagliato, si lotta, rimbalzo, la palla è toccata dal numero 13 riminese Tiberti e sarà rimessa per la Valdiceppo. Si alza l'urlo Ponte Ponte qui al Palacestellini per sostenere i ragazzi, coach Pierotti, Meschini uno contro uno, arresto, tiro da tre punti completamente sbagliato, sicuramente si può trovare una soluzione migliore in questi momenti. Sì, ma è vero anche che un po' di istinto fa sempre bene a un giocatore così in forma.
C'è assolutamente da dire che un tecnico e un giocatore al commento non sono mai della stessa opinione. L'estroso Coppari premia sempre l'istinto, io invece magari cerco un pochino più di tattica. Vediamo una completezza delle prospettive. Completezza di prospettive nel commento della Val di Ceppo. Ora il numero 6 ancora Pesaresi contro Meschini, va uno contro uno, tiene, usa bene il piede perno, tiro sbagliato ma ottimo uso del piede perno da parte di Pesaresi, lamenta di un fallo che però nessuno ha visto. Nel frattempo Burini ancora uno contro uno, Pesaresi libero da tre punti, recupero di Orlandi, tiene l'uno contro uno, fischio con fallo da parte del numero 15 Giovagnoli, saranno due tiri liberi. Time out per Coach Pierotti, perché obiettivamente abbiamo visto le ultime azioni di Val di Ceppo poco ragionate e eccessivamente distinto, senza offesa. Sì, lasciami descrivere l'azione, il passaggio di Meschini a lungo in corsa che forse ha contraddistinto un momento, uno stop da parte della Val di Ceppo. Per i ragazzi che ci stanno seguendo, ricordo sempre come per imparare a non passare la palla a lungo è bene ricordarsi come sia pericoloso salire in un treno in corsa. Ecco, quindi ricordiamoci questo consiglio per non eseguire questo tipo di passaggi affrettati. Consiglio tecnico questa volta da parte del nostro grandissimo autore. Ci vuoi ricordare il titolo del tuo ultimo libro nel frattempo che abbiamo il time out? Il caso vuole che si chiama proprio Il grande rimbalzo, non a caso parla letteralmente anche di basket. Vi consiglio vivamente la lettura, perché il nostro scrittore Umberto Coppari è assolutamente talentuoso e estroso come lo era da giocatore, o diciamo lo è ancora come giocatore. Ai campetti. Si rientra in campo, 2 minuti e 20 da giocare, 21-29 per i ragazzi di Coach Pierotti, con Pesaresi che si appresta a tirare i due tiri liberi. No comment come al solito. Due su due Pesaresi, schema maglia, chiamato dal numero 6 Burini, attraversamento orizzontale, ora uscita di Meschini, libero Anastasi da tre punti, canestro, gioco assolutamente ben eseguito, attraversamento, ma l'idea era di far uscire Meschini che ha trovato benissimo Jack Anastasi dalla parte opposta del campo e ha realizzato tre punti. Ora palla recuperata da parte di Burini, Giovagnoli uno contro uno, e questa volta il treno in corsa lo prendiamo perché il pivot ponteggiano riesce a correre e a segnare un canestro di rovesciata. Treno in corsa di prima classe. Assolutamente vero. Ora c'è cambio, Giovagnoli si trova uno contro uno. Questi cambi da parte di Rimini non sono stati granché puniti. Nel frattempo Anastasi commette un fallo un po' ingenuo, fortunatamente ancora non c'è bonus e sarà rimessa da parte della squadra riminese. Nel frattempo esce il numero 9 Tognato e scusate Signorini, ed entra il numero 10 Maiello. Rimessa, Maiello, finta, ora c'è l'alley-oop, questa volta è andata a buon fine, anche perché lo schema prevedeva tutti i giocatori sul lato forte e di conseguenza Orlandi credo che si sia perso il proprio giocatore ed è andato facilmente a canestro. Anastasi libero a tre punti, la riprende, tiro sbagliato, si lotta, rimbalzo, e ancora Bussetto che riesce a recuperare palla, rallenta Pesaresi, si ferma a tre punti a Anastasi, ancora un'ingenuità da parte di Anastasi, questa volta però ci saranno anche due tiri liberi e quindi un fallo non ben speso da parte di Jacopo. Sì, a proposito di cambi, stavo per dire prima dell'azione precedente che sono concessi e plausibili in virtù del fatto che le altezze in campo non sono eccessive. Ovviamente sulla rimessa è bene non far un cambio di questo genere.
Sul cubo del cambio torna Meluzzi con le indicazioni del proprio coach. Un minuto di respiro per il numero 11 Busetto, senza dubbio buona la sua prestazione, sicuramente di categoria, come si suol dire. Rientra Meluzzi, Orlandi vede benissimo Giovagnoli, un passaggio stupendo. Adesso Giovagnoli riesce a usare benissimo il piede perno e a mettere due punti, e per il più 10 della Val di Ceppo. Poco più di 30 secondi al termine di questo primo tempo. Orlandi, difesa, ora palla dentro, recupera ancora, si lotta, rimbalzo, la palla dire al più piccolo Meluzzi, che è bravissimo comunque a fare un tiro contro l'area, diciamo, intasata dai giocatori di casa e dai propri compagni di squadra. Nel frattempo c'è una piccola discrepanza sul cronometro, forse un secondo. 8 secondi, tiro forzato di Burini, e lascia sul cronometro 3 secondi per il tiro di Rimini. Palla Meluzzi che prova da metà campo, tiro forzato, e finisce il primo tempo tra Val di Ceppo e Rimini con i ponteggiani in vantaggio di 8 punti, ma soprattutto questi 8 punti vengono da un 28 punti subiti, e quindi diciamo è un buon margine in questo momento con la difesa ponteggiana a questi livelli. Sì, il mantra che ho sentito per tutta la vita e che ho citato a inizio partita: da una buona difesa arrivano buoni attacchi, è stato verificato, e quindi possiamo andare alla pausa con una certa credibilità nei confronti del nostro pubblico. Ok, ci rivediamo tra poco più di 14 minuti per il commento della partita tra Val di Ceppo e Rimini Cups.
di nuovo qui al Pala Cestellini per il terzo quarto e l'inizio del secondo tempo della sfida tra Val di Ceppo e Rimini. Rimini con Pesaresi, Battistini, il numero 11 Busetto, il numero 13 Tiberti e il numero 10 Maiello. Val di Ceppo con il capitano Casuscelli, il numero 10 Meccoli, Meschini, Giovagnoli e Orlandi. Primo possesso per la squadra di Rimini. Vanno avanti quei giochi eseguiti. Pesaresi uscita uno contro uno contro Meccoli, vede benissimo il numero 13 Tiberti, ottima collaborazione, folle canestro da parte del numero 13 Tiberti e end one per il ragazzo con la divisa rossa e bianca. Due tiro libero aggiuntivo e no comment da parte nostra. Tiro libero sbagliato, rimbalzo di Orlandi, palla a Casuscelli e uscita per Meccoli in allontanamento, va uno contro uno, gli sfila la palla il numero 11 Busetto che rilancia subito contropiede dall'altra parte, va il numero 12 Battistini che subisce fallo dal parte del numero 13 Casuscelli e andrà a tirare due tiri liberi. Casuscelli ci ricorda come le persone che identificano nel basket uno sport diciamo razzista in quanto privilegia l'altezza sul talento e l'impegno, sbaglia. Un ritorno in difesa di questo tipo vale più dei due punti sbagliati al tiro libero dal giocatore riminese. Riparte quindi a Val di Ceppo, rimbalzo di Giovagnoli, nuovo il capitano Edoardo Casuscelli con la palla in mano, attraversamento orizzontale da parte di Meschini, tiene la palla ancora Orlandi, la ribalta Meccoli, finta il tiro, si arresta al centro dell'area, tiro canestro con la mano in faccia, si lamenta anche del fallo, però ottima soluzione da parte di Filippo Meccoli. Ritorna in attacco il numero 6 Pesaresi, uscite, ancora un'uscita, insegue Meccoli, Pesaresi da tre punti, si butta un po' indietro, il tiro è seguito abbastanza bene ma la palla non entra. Nel frattempo Meschini per la Val di Ceppo, Orlandi uno contro uno, tiro con la mano destra e palla che finisce nella parte esterna del tabellone. Forse un tiro un po' forzato questo di Matteo Orlandi. Ricordiamoci che una neopromossa ha dal canto suo le energie che alimentano diciamo le speranze e il gioco di squadra, dall'altra hanno ovviamente l'inesperienza per poter mantenere un vantaggio di questo tipo per tutta la partita. Uno contro uno, buona difesa di Meschini, ora Meccoli che prende palla, si tuffa, Casuscelli ancora, lotta, rimbalzo, 24 secondi, tutta la panchina Val di Ceppo in piedi per applaudire la difesa dei ragazzi di coach Pierotti che non mollano, toccano la palla, si buttano sui palloni e mettono in campo tanta tanta energia, come diceva il mio compagno di telecronaca Ugo Coppari. Sì, in questi casi mi ricordo perché mi sono innamorato di questo sport 30 anni fa e l'amore non è mai svanito. Grande impegno significa grandi risultati. Assolutamente, assolutamente un assioma questo di Ugo. Nel frattempo Meschini uno contro uno, brutta palla per Casuscelli, riesce comunque a fare un tiro dal mezzo angolo che però sbaglia, il rimbalzo è da parte dei giocatori ospiti. Nel frattempo Pesaresi va, vede un buco, si butta dentro e realizza con la mano sinistra due punti in layup. Casuscelli ora uno contro uno, Giovagnoli tiro rovesciato, sbaglia, Orlandi è prontissimo a rimbalzo e realizza il 40° punto per i suoi. Ora di nuovo Busetto a comandare l'azione d'attacco,
Palla il numero 10 Maiello, si trova contro il numero 13 Casuscelli, pressato Pesarese contro, è contro Meccoli, pick and roll, raddoppiato, non vede benissimo il numero 13 Tiberti che sbaglia, non è ostacolato da nessuno e realizza. Nel frattempo Orlandi, arresto rovescio, sbagliato il tiro a tabellone da parte del numero 9 Ponteggiano, pick and roll, questa volta la difesa ponteggiana sul pick and roll non funziona granché, anche perché ormai hanno capito i ragazzi riminesi che anticipando un po' il taglio riescono ad eludere la difesa di Coach Pierotti. Sempre in tema di questioni ferroviarie, questo time out ci consente un po' di divagare dalla partita. Ricordiamoci sempre come si dice che una buona occasione nella vita arriva sempre, bisogna trovarsi al momento giusto e al posto giusto. Ecco, nelle ultime due azioni, soprattutto nel caso di Orlandi ma anche nel caso di Rimini, i ragazzi si sono fatti trovare al momento giusto, nel posto giusto. Questo cosa significa? Che il basket è uno sport di letture, e delle letture non solo dei passaggi, dei dive by, delle classiche cose che vengono insegnate, ma letture degli spazi. C'è sempre uno spazio disponibile per noi, bisogna riconoscerlo. Lettura super tecnico-filosofica che riconosce che questo sport è fatto di tanto impegno, tanta concentrazione, ma anche di centimetri e di intuizione. Ora Casuscelli, azione d'attacco, blocco cieco da parte di Orlandi, che però mette la palla davanti alla bocca del proprio difensore che gliela ruba, parte in contropiede ma recupera Matteo Orlandi, vede Casuscelli libero da tre punti, il tiro e canestro del numero 13 Ponteggiano, che di questi canestri vive e sopravvive. Bravissimo il capitano Ponteggiano nel tiro in transizione. Ancora Pesarese, una spina nel fianco della difesa ponteggiana, le sue penetrazioni, le sue letture in questo caso sono mortifere. In questa occasione vede libero Battistini dalla media, che realizza un ottimo tiro piazzato. Pick and roll, bella palla di Meccoli per il numero 15 Giovagnoli, e questa volta è la difesa di Rimini che non funziona granché, perché il passatore del pick and roll riesce benissimo a servire il lungo che taglia canestro. Sì, concedetemi anche diciamo un apprezzamento per la lettura del pick and roll, di sicuro dovuto a un errore difensivo, ma una grande comunicazione tra i giocatori. Ricordiamoci sempre, la comunicazione è essenziale. Nel frattempo rientra il numero 20 Panzieri e il numero 6 Burini nelle file della Val di Ceppo Basket, sempre il capitano che si appresta a iniziare la fase di attacco. Gioco corna, blocco tra i lunghi, Casuscelli di nuovo, Orlandi prende una palla diciamo passata non benissimo dal capitano e la trasforma in due punti. Ottima questa volta la soluzione di Orlandi. Nel frattempo Pesaresi, nuovo pick and roll, ora il numero 13 cerca insistentemente il numero 12 Battistini, che sbaglia, ma Tiberti va in rimbalzo, riesce a realizzare due punti. Buona in questo momento la presenza di Tiberti nel parquet di Perugia. Burini sponda Meschini, uno contro uno, step back, il tiro è un po' lungo, parte in contropiede il numero 6 Pesaresi, cerca il numero 12 Battistini, la palla ancora è viva, Pesaresi, questa volta c'è Panzieri che si libera benissimo, è il numero 6 Luca Pesaresi, uno dei giocatori chiave di questa Rimini, si prende un tecnico perché probabilmente ha detto qualche parola di troppo e l'arbitro non lo ha perdonato. Quando il sangue non arriva al cervello anche le parole escono senza controllo, comprensibilissimo.
Lorenzo Negrotti di nuovo in campo al posto del numero 13 Casuscelli. Si appresta a tirare il tiro libero del fallo tecnico e il neo entrato Orvietano. Negrotti, rimessa, Maglia chiamata da Burini, attraversamento orizzontale, blocco orizzontale ancora, Meschini uno contro uno, tanti palleggi, si butta dentro, va con la mano destra, sbaglia, chiama un fallo, Burini lo invita a recuperare in difesa e nel frattempo il buon Francesco Foiera si è messo dietro le spalle il numero 11 Negrotti, ha preso posizione, ha preso palla e Negrotti l'unico modo per fermarlo in quell'occasione era commettere fallo. Sì, in questo caso vorrei far notare come prendere posizione avviene soprattutto con il corpo ancor prima che con lo spazio. Rispettiamo in silenzio il tiro libero. Il punteggio che segna il tabellone per i padroni di casa. Rientra il numero 18 Bracci, che si prenderà sicuramente cura del numero 15 Foiera. Burini in attacco, Bracci, la palla non viene ribaltata, consegnato, non eseguito bene. Ora Burini di nuovo pick and roll, questa volta Show che poi diventa un cambio, la palla resta sul fondo, Burini tira, arresto da tre punti e un'azione con la palla assolutamente ferma si trasforma in tre punti grazie al talento di Federico Burini. Cosa possiamo dire a un giocatore quando segna in questo modo? E nel frattempo Pesaresi cerca Foiera che chiede fallo, tiro sbagliato, ma il numero 13 di Berti è presentissimo a rimbalzo e questa volta subisce fallo e ci sarà un altro possesso da parte dei giocatori di Rimini. Il numero 4 Meluzzi, uscita di Busetto, palla al numero 10 Maiello, ancora Meluzzi che cerca Busetto, partenza uno contro uno, arresto, tiro, la palla danza sul ferro ed è comunque un'azione eseguita in maniera discreta. Busetto con l'uomo addosso è riuscito sicuramente a fare un buon tiro ed è stato premiato anche dal ferro. Conferma le nostre ipotesi sulla possibilità di essere eletto come miglior giocatore. Ripetiamo, siamo al terzo quarto ancora. Meschini per Bracci che non prende male la palla finisce nella metà campo difensiva e viene commessa infrazione, brutta palla persa a Val di Ceppo. Busetto di nuovo a comandare l'azione, doppio piccherò l'alto, piccherò non eseguito al meglio, c'è Bracci, c'è ancora pick and roll con Foiera, questa volta attacca il fondo, Meluzzi trova il numero 13 al centro dell'area, si lotta, rimbalzo, ancora Busetto, rimbalzo, 12 sul cronometro, tiro del numero 4 Meluzzi che questa volta realizza dalla distanza e riporta Rimini sul meno 3. C'è Negrotti, Meluzzo, Negrotti fase un po' confuse in questo momento dove tanto palleggio non permette circolazione di palla, poca circolazione, poche idee, pochi spazi e poca comunicazione come dicevamo prima. Vediamo i giocatori cercare soluzioni rapide e non sfruttare tutti i 24 secondi.
e questa volta invece Panzieri finta un end off, parte uno contro uno e realizza due punti con la mano destra. Importante questo canestro di Panzieri che tiene vivi i suoi, assolutamente. Meschini in difesa, ora si perde un po' la palla, palla persa per Rimini e Negrotti che si appresta a fare la rimessa dal fondo. Gioco lato chiamato da Federico Burini e da tutta la panchina. Passaggio tra i lunghi, Negrotti si incarta un po' con la palla, vede Burini in angolo, lo portano verso il fondo, lo trovano ancora e Panzieri fa un canestro di altissima qualità. Palla ferma in angolo, 1-2 con Burini, giro e tiro cadendo all'indietro, assolutamente canestro di ottima fattura. E nel frattempo un altro canestro di ottima fattura ce lo fa vedere Maiello con una bomba realizzata e che porta di nuovo i suoi sul meno 4. Maiello lotta, recupera, Umberto si arrabbia, Panzieri non resta che fare fallo. E in questo momento Rimini ha fatto due ottime cose, in particolare cose le ha fatte Maiello, perché ha realizzato la bomba, ha recuperato palla e ha consentito così i suoi di andare in contropiede subendo il fallo. 1:15 sul cronometro, più 4 Valliceppo e due tiri liberi per la squadra riminese. Ragazzi che asciugano il campo, Ugo, vuol dire tanti tuffi. Sì, di sicuro la tensione e il calore dato anche dal pubblico, non soltanto dal punto di vista emotivo ma proprio fisico, fa scivolare palloni e piedi. Meno due per la squadra ospite, pick and roll di Burini. Uno contro uno, Meccoli, uno contro uno, subisce fallo, ma non saranno due tiri liberi perché è il terzo fallo da parte della squadra ospite. Nel frattempo Pesaresi sul cubo del cambio, esce il numero 10 Maiello, ottima la sua presenza in questo terzo quarto. E rientra una delle migliori bocche da fuoco, il numero 6 Pesaresi. 1:04 sul cronometro, allontanamento, Burini prende una palla poco precisa, si gioca l'uno contro uno in post basso, cade all'indietro, la palla è corta, il numero 15 Francesco Fogliera rimbalzo, contropiede, Bussetto se la sente e mette la tripla del sorpasso, più uno per gli ospiti con 44 secondi sul cronometro. In difficoltà in questo momento la squadra di Coach Pierotti e l'urlo del Palazzo Stellini si fa sentire per dare una mano. Negrotti, Burini, arriva Panzieri, mancano 4 secondi, ancora libero a 3 punti, canestro di Panzieri da 3 punti e riporta in vantaggio i suoi, più 2, importantissima la presenza in questo momento del numero 20 Ponteggiano. Sì, ci ricorda quanto è bello questo sport e quanto è altalenante. Nel frattempo Pesaresi contro Meccoli, si butta dentro, fischiato fallo su Pesaresi, obiettivamente me lo sono perso, del numero 20. E saranno due tiri liberi per Luca Pesaresi. Classe 1989.
Due secondi sul cronometro, tiro di Panzieri con una preghiera che però finisce sulla parte alta del tabellone. La partita è in assoluto equilibrio, Ugo, con il tabellone che segna 5-7 per i padroni di casa, 5-6 per la squadra ospite. Sì, nel quarto vedremo se le due squadre sapranno tenere la concentrazione, che ovviamente cala nel momento in cui le energie fisiche vengono meno. Di sicuro abbiamo visto un buon basket. E vedremo se sarà garantito anche nel quarto. Ci risentiamo tra un minuto. Si alza l'urlo Ponte a Palacestellini per sostenere i propri beniamini. Possesso Valdiceppo, Burini, Meschini, uno contro uno, ribaltamento, Panzieri fa giocare blocco cieco, uscita di Burini su blocco di Giovagnoli, uno contro uno ancora di Burini che si incarta, perde palla e Busetto la riconquista. Assolutamente giocatore solidissimo Busetto. Di nuovo il numero 11 chiama il pick and roll di Fogliera, c'è un cambio, un raddoppio e questa volta Busetto perde palla, antisportivo, alza un po' il gomito e probabilmente ci può anche stare, anche se non c'era l'intenzione sicuramente di fare male. Sì, io farei notare come non è stato letto bene il mismatch che avrebbe consentito a Busetto di penetrare contro un lungo. Assolutamente vero, ma probabilmente questo cambio è stato preparato perché Meccoli è andato a raddoppiare e quindi non ha consentito l'uno contro uno tanto auspicato. Ora rientra Orlandi al posto del numero 20 Panzieri e ancora punteggio fermo, questa volta tiri liberi per il numero 10 Filippo Meccoli. Uno su due, rimessa da metà campo, la eseguirà Matteo Orlandi, Burini. Burini, pick and roll centrale, uno contro uno, vede Meccoli da tre punti, si alza, la palla la tocca Burini che finisce sul tabellone e va fuori. Buon tiro comunque da parte della Valdiceppo, buona esecuzione, c'era anche rimbalzo offensivo, non è andata a buon fine, però abbiamo visto un'ottima azione d'attacco. Sì, quando una penetrazione viene eseguita con la velocità richiesta, poi anche gli scarichi sono ottimi. Questa volta il mismatch c'è,
uno contro uno di Meluzzi e non riesce l'end one. Questa volta il mismatch è stato, la palla è arrivata in post basso e dal raddoppio è scaturito questo uno contro uno di Davide Meluzzi, che non è riuscito a concretizzare il fallo subito. La palla è danzata sul ferro, è uscita, due tiri liberi per il playmaker Reminese. Su 2, 5-8, 5-8, assoluto equilibrio con 8-43 da giocare. Questa volta è Meccoli a portare su palla, gioca con Orlandi, uscita verticale, pick and pop di Orlandi, libero a tre punti, la palla entra e esce, ma altro tiro da tre ben eseguito con il pick and pop da parte di Orlandi. Maiello cerca Fogliera, libera subito da tre punti Meluzzi, e questa volta le bocche da fuoco della squadra dei Crabs Rimini funzionano. Uno contro uno, Burini si incarta, palla viva, palla viscida, e Giovagnoli non la trattiene, recuperano palla gli ospiti. Tiro del numero 10 Maiello, questa volta le rotazioni dei pontegiani sono un po' in ritardo, non benissimo. Tiro sbagliato di Giovagnoli, che forse subisce fallo, ma Orlandi è sempre lì, pronto nel posto giusto al momento giusto, e realizza il più uno per i suoi. Meluzzi, Busetto cerca Fogliera. Grande linea di fondo da parte di Meluzzi, ottimo passatore Fogliera, pronto benissimo a vedere i suoi compagni che usano il gioco senza palla per andare verso il canestro avversario. Avete visto a volte come il termine playmaker non debba essere attribuito soltanto al giocatore più basso della squadra, ma chi ha una visione di gioco ampia e quindi possa far giocare tutti gli altri giocatori. Questo è il caso di Fogliera nell'ultima azione. Assolutamente giusto, playmaker raggiunto direi per i riminesi, quando la palla ce l'ha l'espertissimo pivot classe 75. Uno contro uno, Meschini con la mano sinistra, tira in sospensione, la palla va sul tabellone, esce il numero 15 Fogliera a rimbalzo, e ora in controllo la squadra riminese con Busetto Maiello, consegnato fallo del numero 10 Meccoli, che obiettivamente me lo sono un po' perso, e rimessa laterale per la squadra dei Crabs Rimini. Ci poteva stare, non ha messo il corpo prima dell'arrivo dell'attaccante. Fischio giusto da parte nostra. 6-3-6-0 per la squadra ospite, palla al numero 15 Fogliera, uno contro uno, vede Meluzzi, questa volta sbaglia, Busetto va a rimbalzo, uno contro uno con Meschini del numero 13 Tiberti, si lotta a rimbalzo, tiri sbagliati, grande agonismo e rimessa per la Valliceppo. Di nuovo Panzieri sul cubo del cambio, richiamato Giovagnoli. Ottima la presenza in campo del numero 20 Panzieri, pesarese, e coach Pierotti lo vuole in campo in questa fase importantissima partita, quando mancano 6 minuti e 20. Casuscelli con Orlandi, uno contro uno, Meschini fa saltare tutti, vede libero Orlandi da tre punti, tiro sbagliato ma costruito eccellentemente dalla penetrazione di Umberto Meschini. Meluzzi uno contro uno, Busetto da tre punti, realizza più 6 per la squadra riminese. Approfittiamo di questo break per ricordare un piccolo aneddoto che può essere utile per leggere questo momento della partita. Un mio
caro maestro di basket Andrea Zanchi, da tutti conosciuto, ci diceva sempre che se una squadra è come una mano aperta, gli avversari passano attraverso le dita. Quando una mano si stringe in un pugno chiuso, gli avversari non passano. Ecco, dobbiamo capire se la Val di Ceppo rimarrà chiusa come un pugno. Speriamo per tutti i tifosi giunti qui al Palazzo Stellini che sia come dice il nostro Coppari. Uno contro uno, Meschini vede Panzieri dal mezzo angolo, tiro, la palla finisce sul primo fallo, si tratta rimbalzo, Bussetto ancora, prende palla, recupera, imposta l'azione, aspetta il pivot che vede un mismatch contro Casuscelli, colto questa volta, si rimettono a posto però con le marcature, Panzieri uno contro uno, tiene le braccia abbassate, sbagliato, Meccoli si butta dentro, contro tutti. E Filippo Meccoli quando decide di accelerare lo fa per davvero e sono costretti solo con il fallo. Due tiri liberi per il ragazzo scuola Sisi Basket, classe 92. Cambio per Rimini, rientra il numero 6 Pesaresi e un minuto al numero 11 Bussetto che sicuramente sarà in campo negli ultimi 4 minuti importantissimi di questo quarto quarto. Ancora ad asciugare la palla, secondo tiro libero per Meccoli e silenzio dei telecronisti. ...61-66 punteggio, meno 5 per la Val di Ceppo. Ora in attacco invece c'è Rimini, post basso per Meluzzi che se la vede contro un altro della sua stessa stazza, Edoardo Casuscelli, conquista un fallo e sarà rimessa dal fondo per la squadra in maglia rosso-bianca. Time out da parte di coach Maghelli che sicuramente vorrà studiare qualcosa di nuovo per sorprendere i ponteggiani e cercare una soluzione diversa dalla rimessa che sicuramente coach Pierotti avrà scoutizzato. Sì, in questo momento credo che sia necessario eseguire poche cose fatte bene. Questo è un altro mantra che ho sempre sentito nella mia vita: quando le energie calano meglio fare poco ma eseguirlo bene e di squadra, non affrettare i tiri, non farsi prendere dal calo delle energie ma continuare a ragionare e non agire troppo distinto. Dobbiamo cercare questo equilibrio nei ragazzi ponteggiani perché nei momenti come questi in cui la palla scotterà sicuramente a tutti, e seguire e cercare di andare a fare le cose che uno sa fare meglio, scusate il gioco di parole, è sicuramente un'ottima soluzione per tenersi attaccati alla partita e non lasciarla sfuggire. Fare quello che si sa fare negli ultimi minuti. Assolutamente sì. Rimessa. E il time out è stato assolutamente efficace perché con un semplice blocco cieco diagonale i ragazzi del coach sono riusciti a trovare due punti facili. Nel frattempo Casuscelli uno contro uno, Meccoli a tre punti, sbagliato, si lotta, rimbalzo,
si lotta a rimbalzo e più 7 per i riminesi. Palla in mano al numero 10 Maiello, che cerca Fogliera. Fogliera uno contro uno, questa volta la palla viene rubata, la perde di nuovo Meccoli. Si lotta ancora. Il gioco è bello duro, bello maschio, ma è così che funziona. La palla recuperata, rientra il numero 6 Burini. E vedo Edoardo Casuscelli, il capitano, che sta lanciando un messaggio. Non lo lancia magari con le parole, ma col corpo. Vuole vedere che si difende, vuole vedere che si lotta e non vuole vedere che si lascia andare la partita. Siamo comunque a meno 7, mancano 4 minuti e c'è tanto da giocare. Altra brutta palla persa. Meschini, piede sulla linea laterale e palla recuperata per Rimini. Si appresta ad eseguire la rimessa il numero 4 Meluzzi. Burini contro il numero 6 Pesaresi, e ora sicuramente la farà la differenza le difese. Uno contro uno, questa volta Burini tocca la palla, viene spizzata, va sul tabellone, la riconquistano i ragazzi di Rimini. 6 secondi, Pesaresi, tiro fuori, sbagliato, questa volta la riconquista Casuscelli, parte il contropiede Ponteggiano, vede Burini uno contro uno contro il lungo, questa volta se lo deve prendere questo uno contro uno, vede immediatamente l'aiuto Orlandi, uno contro uno, fallo, canestro con la mano sinistra, e questa volta Matteo ci mette veramente una pezza all'attacco Ponteggiano, che non riusciva a trovare più un equilibrio con un canestro obiettivamente abbastanza difficile in terzo tempo, semigancio con la mano non forte. Io guardo sempre la costruzione del tiro e le difese si spaccano con le penetrazioni come le gocce su una pietra, prima o poi il canestro arriva penetrando e cercando lo scarico giusto. Tiro libero aggiuntivo sbagliato da parte di Orlandi, ora c'è invece il numero 4 Meluzzi che viene letteralmente tamponato da Meschini, e sarà ed è il quarto fallo di squadra da parte della Sicoma, ricordando che dal prossimo ci saranno 2 tiri liberi. Maiello, ora Meluzzi uno contro uno, chiama il blocco di Fogliera, batte il numero 7 Ponteggiano, si lotta, rimbalzo ancora, questa volta la meglio Meschini, parte Burini, Meschini cerca Negrotti fa un palleggio, ferma la palla, ribaltamento, si andrà sicuramente ad un pick and pop. Questa volta il numero 6 Pesaresi commette fallo abbracciando letteralmente Orlandi. Cambio, rientra il numero 11 Busetto al posto del positivo Maiello. Vuole tutte le bocche da fuoco coach Maghelli. Panzieri uno contro uno, fa saltare tutti, tiro con la mano sinistra, sbagliato, rimbalzo del numero 13 Tiberti, ottima la sua presenza nella seconda parte della partita. Ora c'è Pesaresi, il Camassier, uno ancora avanti Meluzzi, uno contro uno, vede libero Busetto da 3 punti, rientra in campo, mette la tripla per i suoi e porta sul 63-71 i propri compagni. Assolutamente Busetto, ottima la piccola. Eh sì, a volte le bombe possono rompere, spaccare degli edifici, in questo caso ha spaccato la partita in due, perché a 2 minuti e 29 secondi dalla fine 8 punti sotto possono essere un margine importante da recuperare. Quello che voglio far notare dal punto di vista tecnico nel caso dell'azione precedente è come Federico Burini, abilissimo a sfruttare pick and roll, debba guardare poi la rollata del lungo
che può andare verso canestro, visto che il lungo riminese Fogliera, anche per gli anni che ha, potrebbe fare difficoltà a stare dietro al lungo che rolla. Assolutamente, lettura corretta, ma ci sono poi dei momenti in cui tante cose non si vedono e non si riescono a vedere. Ora la Sicoma sicuramente dovrà mettere in campo tanta energia per recuperare. Questa volta la palla la porta su Lorenzo Negrotti, prende subito il blocco di Panzieri che si libera, vede liberissimo Burini a tre punti, canestro, e 7-1-6-6. Ottimo l'assist di Panzieri per il proprio compagno di squadra Federico Burini. Si alza fortissimo l'urlo, Ponte, Ponte a sostenere le difese dei suoi. Marcello Panzieri si trova a difendere contro Fogliera, tiro, cadendo all'indietro, sbagliato, rimbalzo, Burini contropiede, cerca subito il tiro, se lo prende, questa volta è sbagliato, forse un po' affrettato, forse deve seguire l'istinto, il tiro è sbagliato, la palla ora ce l'ha il numero 4 Meluzzi, questa volta se lo prende anche lui, il tiro va cortissimo, riprende Burini, ora va Negrotti, uno contro uno, tiro rovesciato e va un canestro di assoluta qualità, virata, tiro con la mano sinistra, si ritrova dietro l'anello e realizza un canestro assolutamente difficile. Come si suol dire, è una danza con una palla in mano e questa virata ce lo ricorda. Time out in campo. Come abbiamo detto all'inizio, abbiamo ripetuto durante la partita, questa la squadra Ponteggiana è una squadra dagli alti e bassi, abbiamo visto un'ottima difesa nel primo tempo, molto meno nella ripresa, poi quando c'è stato da fare e da inseguire si sono affidati a Burini, all'estro di Negrotti e sono ritornati lì sul meno 3. Ora manca 1 minuto e 26, la palla è in possesso di Rimini, però con una buona difesa sicuramente riusciranno a riportarti vicino nel punteggio, presumibilmente magari pareggiando la partita. Busetto, rimessa, ora Rimini, pick and roll, arrivano i fischi, arriva anche il fallo da parte del numero 20 Panzieri, abbastanza ingenuo questo fallo, forse anche un po' eccessivo il fischio, però sicuramente un'ingenuità dal par del numero 20 Pesaresi, del numero 20 di Pesaro. Bravo anche Pesaresi a forzare il raddoppio e a non usare quel braccio con cui tante volte i giocatori si fanno spazio nella difesa avversaria. Due tiri liberi per Pesaresi. Uno su due, più quattro per gli ospiti, 7-2-6-8, possesso importantissimo da parte dei Ponteggiani, si affina la Burini, all'uno contro uno arriva il pick and roll di Panzieri, ancora Burini, tiro a tre punti di Panzieri, un po' affrettato e sicuramente si poteva fare qualcosa di meglio. Ora c'è da difendere, c'è da recuperare una palla per riuscire almeno a palleggiare. Ingenuità clamorosa di Busetto che pressato spinge via l'avversario e commette soprattutto il quinto fallo e è costretto ad uscire dentro il numero 8 Toniato. Ricordo sempre come si possano vincere le partite anche in difesa, nonostante ai più sfuggano questi dettagli, noi ve lo facciamo notare. Casuscelli
chiama pugno, collaborazione con Orlandi, uno contro uno, Casuscelli, Orlandi, tiro nei due punti, sbagliato questa volta, ora c'è da fare pressione, forte un'infrazione di passi, palla recuperata, ottima la difesa da Valdicepo. Time out in campo, sicuramente c'è da inventare un tiro veloce, anche perché i possessi di stanza sono due, ricordiamo il punteggio 7-2-6-8 per gli ospiti, 4 punti, quindi c'è probabilmente Cospirotti vorrà fare un tiro veloce per avere l'ultimo possesso. Capisco la difficoltà anche da parte degli arbitri di fare le scelte giuste in momenti così caldi, e credo che anche questo fischio sia un bilanciamento della scelta precedente, a mio modo di vedere sbagliata, ma non sono macchine, sono esseri umani come noi. Assolutamente vero, però in questo momento sicuramente poi le idee dei ragazzi che stanno in campo faranno sicuramente la differenza. Rimessa in attacco per la Valdiceppo. Palla Casuscelli. Casuscelli uno contro uno, libero, vede Negrotti da tre punti, tiro sbagliato. Burini la riprende. Rimbalza ancora Orlandi, uno contro uno, 8 secondi, vede Casuscelli libero da tre punti, tiro del capitano, la palla d'alto, sbaglia ancora, rimbalza Negrotti, fallo canestro con 9 secondi sul cronometro, meno 2 Valdiceppo, ottimo rimbalzo di Lorenzo Negrotti in attacco e un tiro libero per la Valdiceppo e 9 secondi sul cronometro. Partita 1 che si fa ancora interessante, la bellezza dello sport, giusto? Sì, e in particolare di questo sport dove i ribaltamenti del copione avvengono in pochi istanti. La palla sarà in attacco, scelte Valdiceppo, sicuramente fare fallo, non lasciare che scorra il cronometro, vedremo se saranno anche altrettanto bravi a provare a rubare un pallone o a far fare 5 secondi agli avversari. Non è semplice, ma sicuramente bisogna fare fallo se Rimini riesce a rimettere in campo la palla. E altrettanto bravi a far prendere palla sempre nei limiti del possibile al giocatore, spero non pesaresi, in grado di metterla dentro, ma ovviamente da qua è facile dare consigli di questo genere. Ecco, tutto adesso dipenderà dal modo in cui i giocatori torneranno in campo, se riusciranno a mantenere attenzione vista per tutta la partita. Rimessa in attacco per Rimini. Riesce Pesarese a prendere la palla, riesce a far scorrere 2 secondi e andrà in lunetta con 2 tiri liberi.
2 su 2 di Pesaressi, più 3 per Rimini. Ora vediamo se Pesaro commetterà fallo per non consentire il tiro da 3 punti della Valliceppo. Nel frattempo Cospirotti non ha time out, non c'è fallo, non vogliono commettere fallo, lasciano il tiro da 3 punti di Burini che finisce sull'anello, e vittoria per gli ospiti per 7-4, 7-1 con Burini che sull'ultima azione tenta il tiro del pareggio, che però finisce sul ferro. Abbiamo visto comunque, Ugo, un'eccellente partita, tanto agonismo, e questa Valliceppo che alla fine in Serie B ci può anche stare. Sì, di sicuro come esordio va bene, la squadra c'è e l'atteggiamento giusto, quindi ci auguriamo il meglio per il continuo di questa stagione.